Lupi geometrici, rosa a quattro foglie e asteroide. Sono rappresentati nella figura, noi vedremo come costruirli come luoghi geometrici. Usiamo il protocollo di costruzione e vediamo la costruzione passo passo. Premettiamo che un punto sull'asteroide ha coordinate polari 5 coseno al cubo di alfa e 5 seno al cubo di alfa. Se facciamo variare l'angolo, vediamo la costruzione dell'asteroide. Vediamo adesso la costruzione geometrica come luogo geometrico. Usiamo sempre il protocollo di costruzione. Prendiamo un punto coincidente con l'origine degli assi. Prendiamo un punto A variabile, scegliamolo uguale a 5 sull'asse delle X. Considera la circonferenza passante per A di origine O. Prendiamo un punto P variabile sulla circonferenza. Usiamo l'intersezione della circonferenza con gli assi. Tracciamo le perpendicolari agli assi passanti per il punto P, richiamiamole QR, tracciamo il segmento QR, infine tracciamo la perpendicolare al segmento passante per il punto P. Il luogo geometrico descritto da F1 al valore di P sulla circonferenza è l'asteroide. Sullo stesso piano consideriamo, vediamo come si può costruire la rosa a quattro foglie, che è rappresentata nella figura. Il disegno è identico al primo, a quello dell'asteroide, l'unica differenza è che la perpendicolare, anziché farla passare per P, la facciamo passare per O. Il luogo geometrico descritto da F al variare di P è la rosa a quattro foglie, che è la seguente. Quindi sullo stesso piano siamo riusciti a trovare sia la rosa a quattro foglie sia l'asteroide.